per 99 TG ai nostri microfoni, Soccorsa Chiarappa, e un esponente importante di quello che è un movimento nato dopo la decadenza di Silvio Berlusconi, originaria di San Severo, sì. Grande impegno politico, imprenditrice. Ricordiamo l'attività della famiglia legata a quella che è la storia del territorio di San Severo, quelli che sono i fuochi d'artificio, quindi la chimica, la storia, l'imprenditoria. Sì. Buonasera. Buonasera. Allora, la cronostoria ci parla di questa decadenza, del suo incontro con Furlan in quel di Bari. Sì, e cosa succede? Mi sono iscritta all'esercito di Silvio, mi sono arruolata. Anzi, c'è stata prima la conferenza stampa a Roma che io li ho seguiti e poi l'incontro a Bari. Da qui nasce il nostro percorso, perché c'è stata subito una simpatia, subito non ci sono state difficoltà nell'intenderci, perché l'obiettivo era Silvio Berlusconi. Così Simone Furlan, che è un grande imprenditore, oltre ad essere adesso un uomo politico, del Veneto. E grazie a lui, insomma, che ha avuto questa idea, il fautore, che io sono nell'esercito di Silvio Berlusconi, ed è da qui tutto il cammino politico dell'esercito di Silvio e lo stare vicino a sostegno del presidente Silvio Berlusconi. Siamo in un momento di grossa difficoltà politica, c'è stata una scissione con Alfano. Fitto dichiara ieri che è giusto rinnovare tutto quello che è il corpus politico e la classe dirigente di Forza Italia, ed è anche vero che ringiovanire quella che è stata poi una classe politica che ha vissuto gli ultimi 20 anni di controllo e di intercambio tra destra e sinistra, no? Una classe politica ormai decadente, c'era necessità di questo rinnovamento. Allora, Soccorsa Chiarappa, abbiamo necessità di parlare di quella che è una cosa importante, quello che è il rinnovamento della classe dirigente della destra, no? Dopo la decadenza dei Berlusconi c'è uno sfascio, c'è Angelino Alfano che questo tradimento carneade, Fitto che dichiara che è giusto rinnovare il corpus di Forza Italia, ma non dare un colpo di spugna completo a quella che è la classe dirigente. Qual è la tua opinione in merito, visto che è necessario un rinnovamento, ma evidentemente qualcosa di buono c'è stato? Senti, io praticamente ho appena, diciamo, formato il club Forza Silvio, dove proprio parlo dove il presidente Silvio Berlusconi parla del rinnovamento, perché molta gente si è allontanata dalla politica, giovani, meno giovani. Allora il club fa in modo proprio di apportare questa gente di nuovo alla politica, far credere a queste persone che si sono allontanate, far credere di nuovo che c'è la nuova voglia di far politica sul territorio, con dei programmi, con delle idee, per essere più vicini alla gente. Per questo, cioè, noi già con il club Forza Silvio abbiamo voglia di rinnovarci. I primi passi che farete adesso da qui alle prossime elezioni nazionali, Renzi in questi giorni parla di evitare l'impasto come la vecchia Repubblica con Letta, sicuramente si arriverà alle urne o in un modo o in un altro, e non sappiamo adesso se sul brevissimo termine o se finiranno questo quinquennio di legislatura. È anche vero che l'Italia ha bisogno di grandi risposte, perché siamo picchiata, siamo in caduta libera economicamente. Quindi quali saranno i vostri prossimi passi? Quale sarà la direzione che seguirete per le prossime elezioni? Vista anche diciamo, l'incandidabilità di Berlusconi in virtù di questa condanna. Diciamo che l'incandidabilità è ancora da vedere, perché ci sta da verificare. Non è detto che sia incandidabile. E quindi i prossimi passi saranno per seguire quella che è una politica di rinnovamento a questo punto. Sempre come leader il nostro presidente Silvio Berlusconi, perché per quanto mi riguarda non è una persona da condannare. Ci sono in Italia molti criminali,
senza alcun processo, senza alcuna condanna, tipo omicidi, femminicidi, pedofilia. Questi sono reati gravissimi che non hanno ancora nessuna condanna. Quindi poi il presidente Berlusconi è il primo contribuente d'Italia. È stato condannato per non aver commesso il fatto, perché sia nel caso Ruby che sia per l'evasione fiscale non c'è la dimostrazione di questi reati. Quindi di che cosa parliamo? Di aria fritta. Okay. Noi ringraziamo Soccorsa Chiarappa per questa breve chiacchierata. Per 99 TG, a voi studio. Buonasera.